Buongiorno a tutti e bentornati sugli schermi di Casa del Sole TV. Buona domenica. Siamo qui per il nostro appuntamento domenicale con il nostro amico e corrispondente da Washington, Umberto Pascali. Buongiorno Buongiorno Jeff, buona domenica a te e buona domenica a tutti quelli che gentilmente ci stanno ascoltando. Umberto. Dunque, Umberto, per partire facciamo un aggiornamento della situazione, ma ti chiedo che cosa succede all'ONU? Siamo in un clima di guerra, ci sono due guerre gemelle, ma ce ne sono anche altre, e pare che la geometria variabile delle strategie di potere stia cambiando forma piuttosto velocemente anche intorno ai BRICS. E ci sono poi delle critiche da parte dell'ex primo ministro turco verso Erdogan e ci sono un migliaio di imbarcazioni pronte a partire verso Gaza della Freedom Flotilla. Cosa sta succedendo, Umberto? Sì, in effetti la situazione è molto variegata, a volte è ambigua, non si capisce. Stiamo osservando il fondo dell'abisso con la situazione in Israele e con la situazione di questa operazione mostruosa in Gaza, ma in realtà il punto di tutta la situazione è che una vecchia geometria politica è finita, non riesce ad andare avanti e ne è già emersa una nuova. Noi parliamo di BRICS, ma BRICS diciamo, è il nucleo, il nocciolo di questo di questa nuova geometria di paesi che si stanno unendo, a volte sapendo bene quello che stanno facendo, a volte veramente spinti dalla situazione, stiamo sempre possibilmente sull'orlo dell'abisso, c'è sempre il pericolo che si precipiti verso una guerra generale, di cui tutti si possono immaginare che cosa comporta col tipo di armamento che abbiamo oggi. Però, in generale, il punto è che la vecchia geometria in cui c'era, che è uscita dalla Seconda Guerra Mondiale. C'era l'ONU, c'era il Fondo Monetario, c'era il World Trade Organization, c'erano queste varie organizzazioni internazionali del Bretton Woods, dell'accordo Bretton Woods dopo guerra. Queste non stanno funzionando. Quando alle Nazioni Unite è stata votata una mozione da tutti, alcuni si sono astenuti, ma praticamente tutti hanno votato per questa tregua tempo fa e solo due paesi hanno votato contro, uno di questi con veto, cioè Stati Uniti e Israele. Lì è diventato chiaro agli occhi di tutti l'isolamento in cui questo vecchio sistema si trova adesso. E dall'altra parte sta emergendo, o già emersa, una nuova istituzione, un accordo tra paesi che sta diventando sempre più ufficiale. E c'è stato un incontro proprio pochi giorni fa del BRICS virtuale, in cui Putin ha detto: è nostro sacro dovere aiutare la popolazione di Gaza. Sacro dovere. Xi Jinping ha ribadito: noi abbiamo bisogno di un assetto, di un'istituzione più funzionale, più autoritativo, più autorevole. Più autorevole di chi? Delle istituzioni internazionali che esistono adesso, tipo l'ONU. L'ONU ha fallito e Putin ha ripetuto più volte nell'ultime 2 o 3 settimane, o forse negli ultimi mesi e mezzo, che gli Stati Uniti non riescono più ad essere il mediatore della situazione in Medio Oriente o di qualsiasi conflitto. Questo è peggio che
perdere una guerra, nel senso che tu sei diventato irrilevante. Putin sotto. Le ha cantate anche al G20 Putin, non si è risparmiato. Esatto. Ha detto ci sono paesi che stanno cercando di attrarre molti altri paesi in questa corsa verso uno scontro. E chiaramente si riferiva agli Stati Uniti, no? Agli Stati Uniti di Biden. Ma questo dimostra che, come si dice, l'unirsi di tanti paesi adesso, che prima facevano finta, scherzavano o facevano le loro politiche, eccetera. Cioè, i paesi arabi, i paesi africani, i paesi di quello che una volta si chiamava Terzo Mondo, Africa, Russia, Cina, India, adesso c'è una serie di incontri adesso, continui, in cui cercano di definire il proprio programma e quello che devono fare, no? E stanno andando verso una situazione in cui avranno un potere istituzionale. Cioè la vecchia istituzione è finita, stiamo arrivando a una nuova istituzione. Questo senza neanche tanti strilli, voi siete imperialisti, se lo meritano, siete imperialisti, siete delinquenti, ma come realtà, questa è la realtà. Il mondo e la storia non può accettare il vuoto. Voi siete diventati irrilevanti. Abbiamo avuto un attacco, come è stata Hamas, e poi c'è stato questo violentissimo tentativo di pulizia etnica e di genocidio, di quasi genocidio, e il mondo ha reagito attraverso l'istituzione dell'ONU e non ha portato a niente. Questo significa che l'ONU è diventato irrilevante con tutto quello che comporta. Non i paesi che costituiscono l'ONU, ma l'ONU come organizzazione non riesce più a dire una parola che sia autorevole e che si trasformi in realtà. Questo ricorda quello che successe nel 1935, quando l'Italia di Mussolini invase l'unico paese indipendente dell'Africa, che era l'Etiopia, no? Con l'Abissinia, e la Lega delle Nazioni a quel tempo mise un veto, condannò l'Italia e disse che l'Italia era condannata e quindi se la doveva smettere. Un alto là. Mussolini disse uno dei suoi famosi me ne frego, eccetera. Aiutato tra l'altro anche economicamente, siamo nel 1935, da Inghilterra e Francia, questo la gente non se lo ricorda, cioè a sfuggire a questa situazione. Quando la Lega delle Nazioni uscì allo scoperto e disse tu sei condannato, quindi il mondo ti condanna, io rappresento il mondo, quindi, e non successe niente, la Lega delle Nazioni era finita. E fino alla creazione dell'ONU, dopo la Seconda Guerra Mondiale, non esistevano organizzazioni di questo genere. Adesso stiamo assistendo alla nascita molto painful, molto dolorosa e con varie ambiguità, non è tutto chiaro come si deve svolgere, ma necessariamente si sta andando in quella direzione. Eh sì, fra l'altro Putin e lo stesso Xi Jinping hanno più volte detto in questo periodo che c'è necessità di modificare qualcosa all'ONU, di cambiare le leggi, perché così non serve a niente, non funziona. Sì, e soprattutto il fatto che poteri reali, cioè paesi che rappresentano i loro popoli, no? Come la Russia rappresenta l'interesse del proprio popolo. Il governo italiano non sono sicuro che rappresenta l'interesse del proprio popolo. Gli Stati Non Uniti sono sicuro nemmeno io. sono sicuro che non rappresentano il proprio popolo, ma paesi che rappresentano quelli che si chiamano interessi nazionali. Interesse nazionale non è l'interesse dell'elite o di un gruppo aristocratico, è l'interesse della gran massa della popolazione, diritto Dello al Stato, della nazione. della gente che vive in quel paese. E questo lo vediamo nelle trasformazioni che stanno avvenendo in Africa, lo vediamo dappertutto, lo vediamo con quello che è successo con la guerra in Ucraina, no? Questo è stato l'ultimo grande urlo
di questa bestia oligarchica che è riuscita a mobilizzare quello che si chiama l'Occidente in una guerra che doveva mettere fine all'ultimo ostacolo verso la formazione di un mondo unificato, la fine della storia, come diceva Fukuyama nel suo libro, no? Finita la storia perché siamo arrivati all'assetto definitivo, quindi non ci sarà più storia, ci saranno più conflitti, cosa più stupida non è mai stata detta prima da un'autorità cosiddetta accademica. E quindi sfasciando la Russia di Putin, l'ultimo ostacolo era spezzato e si arrivava a questo nuovo mondo che poi il piano era stato già espresso apertamente, pubblicato da Klaus Schwab, il Grande Reset, questo è il mondo del Grande Reset, in cui la popolazione veniva schiavizzata con mezzi, diciamo, raffinati, almeno secondo loro, no? In cui si cambiava tutto, la gente sarebbe stata senza nessun, non avrete niente e sarete felici, no? In più, si faceva la rivoluzione culturale, la rivoluzione religiosa, la rivoluzione sessuale, nel senso che non poteva più essere ammessa l'idea di una famiglia, no? Come base di una società, e quindi si andava verso una situazione di atomizzazione controllata. E poi naturalmente l'aspetto finanziario. L'aspetto finanziario era la finanza, il trionfo della finanza. Non so, se io fossi un pittore del periodo barocco, ci metterei tutte le nuvole rosa, eccetera, i raggi di sole. Il trionfo della finanziarizzazione, questa dea, nuova dea da adorarsi, però la finanziarizzazione che ha portato alla distruzione economica del mondo, comunque arrivata, ha dato a questa oligarchia mondialista il loro strumento per opprimere. Però uno strumento di questo genere non è che dura sempre, è uno strumento di distruzione, di saccheggio. Attraverso la finanziarizzazione io succhio il sangue dell'economia reale. Quindi io poi faccio la deindustrializzazione, faccio il malthusianesimo, faccio la riduzione della popolazione che con queste rivoluzioni culturali, sessuali non è più capace di difendersi, non ha neanche un'idea di se stessa. E quindi vinco, creo questo paradiso che poi è un inferno in terra e naturalmente, come era aspettarsi, non è riuscito. E magari ci dobbiamo soffermare proprio su questo aspetto, e cioè Dopo, infatti, ci vorrei tornare sopra anche sul ruolo della City in particolar modo. infatti, questa dea della finanziarizzazione adesso è in crisi e la gente comincia a vedere dietro lo squarcio dello schermo, comincia a vedere di che lacrime gronda e di che sangue. Come diceva Foscolo di Machiavelli, no? Noi adesso abbiamo, per rimanere sull'attualità, le ultime cose molto interessanti, abbiamo visto nei giorni passati la preparazione di questa flottiglia di 1.000 barche e navi di 4.500 persone organizzata in Turchia, ma non ufficialmente dalla Turchia, si tratta di organizzazioni umanitarie. Tra queste navi ci sono barche italiane, Ci siamo russe, anche noi, sì. cinesi, tedesche, francesi, di tutti i paesi arabi, di tutti i paesi asiatici, eccetera. E 1.000 navi e navette che dovevano dirigersi pronte, passando per Cipro, dovevano arrivare di fronte a Gaza e portare aiuti umanitari. Adesso 1.000 navi e navette, è una cosa grossa. Non è. È Nel una flotta enorme. 2010 la Turchia mandò, cioè dalla Turchia partì una nave umanitaria, una, e quando si avvicinò a Fu Gaza presa a cannonate, sbaglio. fu attaccata un arrembaggio da parte della Marina Militare israeliana, 10 turchi, sempre 10 turchi militari furono uccisi a colpi di mitra. E questo fu un grosso shock in Turchia, perché, come vedremo,
Israele energeticamente si regge sui rifornimenti che vengono dalla Turchia. Tu penso, potrei mettere anche una bella mappetta di questo. E il petrolio arriva dall'Azerbaigian, arriva alla Turchia. La Turchia in effetti vuole essere un hub, un centro di raccolta di energia, e poi da lì va a Israele. Se questo flusso si interrompesse, non si parla, facciamo l'embargo, basterebbe interrompere questo flusso e Israele si trova nei guai. Meno che non gli arriva il petrolio di contrabbando in quei posti tipo in Iraq e Siria, che sono stranamente ancora sotto il controllo di militari americani che starebbero lì per combattere l'ISIS, che poi sappiamo chi l'ha creato l'ISIS, adesso l'ISIS in quella forma lì non c'è più, però dove rimangono a proteggere città? Non rimangono vicino ai pozzi petroliferi. E potrebbe essere, alcuni mi dicono, quello viene mantenuto sotto controllo perché quello è anche un rifornimento di petrolio per Israele, per questa Israele sionista che ci troviamo di fronte adesso. E con la possibilità di un allargamento alla grande Israele, dall'Eufrate al Nilo, come era fin dall'inizio nei piani anglo-sionisti, E fin come da. aveva mostrato Erdogan qualche tempo fa, che ne abbiamo parlato. Esatto. Ora, infatti, Erdogan sta facendo la voce grossa, si erge come rappresentante dei popoli oppressi dell'ex impero ottomano, in effetti, ex impero turco, cioè l'idea fissa di Erdogan naturalmente è: io devo ristabilire l'impero ottomano, che mi fu tolto durante la prima guerra mondiale da una combinazione organizzata dall'impero britannico di arabi organizzati da Lawrence d'Arabia e sionisti organizzati dal movimento sionista di Jabotinsky e Ben Gurion, eccetera, no? Quindi io devo ristabilire, perlomeno devo ristabilire una forma di autorità morale, civile, culturale, su un'area che va praticamente dagli Stan, dagli stati a sud della Russia, fino ai confini tra Algeria e Marocco, no? Quindi lui fa la voce grossa, ha minacciato, ha detto questo è un genocidio, ha usato le parole più pesanti di, penso, qualsiasi altro leader, forse eccetto il presidente Ramaphosa del Sudafrica. Però i rifornimenti di petrolio dalla Turchia a Israele sono interrotti, tant'è vero che Davutoglu, Ahmet Davutoglu, ex primo ministro ed ex consigliere, prima ancora, di Erdogan, uno dei fondatori del partito, come si chiama, del progresso e sviluppo, una cosa del genere, ha detto: io voglio lodare, voglio congratularmi con Erdogan perché lui ha detto che adesso lui farà un embargo e quindi salverà le popolazioni palestinesi. Però non mi posso congratulare per il fatto che ancora questa linea di rifornimenti energetici, che sono vitali per il governo di Netanyahu, continuano. Quindi sono pressioni a interrompere veramente questo flusso. E adesso la cosa comincia a diventare credibile, che potrebbe esserci veramente un embargo. Adesso noi abbiamo visto che c'è stata questa tregua dopo che in uno stile che ricorda eventi della Seconda Guerra Mondiale, di rappresaglia barbarica, quando per esempio a Roma ci fu un attacco dei partigiani a soldati tedeschi, da Berlino venne l'ordine: per ogni tedesco ammazzato, 10 italiani devono essere Ne ammazzati. abbiamo parlato venerdì al telegiornale, per l'appunto. Ah, ecco, e 1 a 10. Se noi guardiamo, ci furono le fosse ardeatine. Anche se alcuni ufficiali tedeschi non lo volevano neanche fare, no? Però l'ordine era preciso, 1 a 10. Adesso noi abbiamo visto che calcolano 1.200
uccisi israeliani da parte di Hamas, Se anche calcoliamo i se... feriti, altro che 1 a 10 sono andati. Esatto. Esatto, infatti è di più. Noi dobbiamo anche calcolare il fatto che abbiamo tante testimonianze dentro Israele che alcuni o diversi o molti dei morti uccisi lì durante questa operazione, questo attacco di Hamas o chiunque essi fossero, è stato fatto dall'artiglieria e dall'aviazione israeliana che hanno Ormai è fatto. assodato, sì, cosiddetto fuoco amico. Quindi noi siamo arrivati a 13.000 morti e poi la conta è finita perché non hanno più i mezzi per contarla. La Croce Rossa e altre organizzazioni internazionali sono andate via, ragazzi, sono scappate, quindi L'ospedale non c'è. Quindi indonesiano noi... è un mattatoio, è praticamente pieno di cadaveri ovunque. C'è da dire pure che la storia che... i guerriglieri, i terroristi si nascondevano sotto gli ospedali, non ha avuto verifica e hanno tentato. Io ho visto qui, per esempio, chi era? Scott Ritter e anche Crook, uno specialista, Alistair Crook, specialista inglese che tra l'altro vive in Toscana, molto esperto, molto addentro a queste cose, e ha detto i bunker, le gallerie dove sta i combattenti di Hamas sono a 60 metri sottoterra. Il generale Dorliguzzo, che voi conoscete, il generale Cesare Dorliguzzo, calcolava, è uno degli esperti in Italia, 80 metri. Quindi anche le bombe a penetrazione, eccetera, non fanno niente. Lì hanno fatto fotografie sotto all'ospedale, almeno un ospedale, di Kalashnikov, penso, negli scantinati dell'ospedale, ma quello è lo scantinato dell'ospedale. In più hanno fatto uno sbaglio, come notava, mi sembra, Scott Ritter, che la prima fotografia erano questi Kalashnikov insieme alle casse con il materiale isolante, con i ricetti, no? Con cui tu trasporti Kalashnikov. Poi hanno detto no, questa foto non la mettete, ma è già andata. E hanno fatto una foto senza casse. E è stata una figuraccia, cioè qui gli esperti anche di intelligence, eccetera, dicono ma come si fa a fare un'operazione di quel genere? E che abbiamo trovato le armi, quali armi? Comunque, questo rimane nell'ambito di questo Israele-Palestina. Episodio, ma questo noi lo dobbiamo inquadrare in modo molto più allargato, perché, come dicevamo prima, adesso siamo arrivati a un punto, puntum saliens, un punto focale, un punto cruciale nella storia in cui le cose cambieranno, possono cambiare in peggio, perché ci può stare veramente, possiamo assistere all'indescrivibile, cioè una guerra mondiale. Però la situazione non potrà rimanere stabile. La situazione è partita. Netanyahu ha superato tutti i rubiconi possibili e immaginabili. Non può tornare indietro, anche se adesso non so che faranno adesso con questa tregua, se cercheranno di mettersi d'accordo. Però quello che è stato colpito è al di là di Netanyahu e al di là di Israele. Quello che adesso sta cascando è tutto questo edificio che noi abbiamo visto creato con la creazione del sionismo, che non è la religione giudaica e non sono gli ebrei. Non c'entra niente. No, il trasformare il popolo ebreo in uno strumento di qualcun altro, e cioè all'inizio di questa cricca dominante l'impero britannico, e quindi stabilita lì in un punto focale dove l'Asia incontra l'Africa, dove l'Europa incontra il sud del mondo, e in modo tale che in un mare di gente, come dire, come sono stati definiti dal ministro israeliano, subumani, no? Popolazioni incivili, primitive, selvatiche, selvagge,
si possa allargare. L'idea era, io impero britannico, controllo il mondo, controllo fisicamente il mondo, perché tutte le colonie che ho in Africa, ma soprattutto la grande colonia dell'India, che poi si doveva espandere al nord, doveva prendere l'Afghanistan, doveva ricacciare indietro i russi, doveva unirsi alla Cina, dove, che non è stata colonizzata in senso stretto, però è stata praticamente umiliata, e gli sono stati rubati i porti, la capacità decisionale, sono stati costretti a diventare assuefatti all'oppio, no? Nella guerra dell'oppio, no? Quindi tutto il continente africano, asiatico, e il punto di passaggio per l'impero britannico era, tanto più che lì era emerso da poco il canale di Suez, quindi come punto cruciale, quindi doveva essere controllato. E quindi questa grande idea, che già esisteva, di avere questo il sionismo, come gli ebrei dovevano essere convinti, con le buone e con le cattive, che loro erano una razza, come non so, i tedeschi erano una razza, l'Inghilterra era una razza, che naturalmente gli ebrei hanno sempre pensato che la loro era una religione. Quindi il secolo dei nazionalismi riduttivi è stato applicato. E il sionismo, con l'addestramento di gente, non so come definire, come gli abbotischi, no? Quello che scriveva le lettere a Hitler, quello che aveva questo accordo con Mussolini per creare una flotta, una marina militare, prima ancora l'esistenza di Israele, a Civitavecchia, alla scuola nautica di Civitavecchia. Quindi questa persona e questo gruppo associato sia col nazismo sia con il fascismo fino al 39-40. Questo non so quando ne potremo parlare oggi, no? Ma i documenti ci sono, molti più documenti di questi. Connessione tra sionismo, nazismo, fascismo esistono negli archivi di Israele e altri archivi che però sono segretati, ancora adesso sono segretati. Stai E facendo vedere il libro di Klaus Polken. questo è uno studioso tedesco che viveva nella Germania dell'Est, Klaus Polken, che è stato uno dei pochi che ha riportato citazioni. Tutti elementi probabili, eccetera, tutte dichiarazioni tipo gli accordi per costringere gli ebrei tedeschi, che erano completamente parte della società tedesca, tant'è vero che c'era un primo ministro ebreo in Germania durante prima di Hitler, c'era Rathenau era ebreo e fu assassinato. Ho visto una citazione attribuita agli abbotischi, che insegnava ai suoi studenti: voi siete delle pappe molle, voi siete deboli, dovete essere duri, forti, spietati, dovete essere come quei coraggiosi tedeschi che hanno ucciso Rathenau. Il primo ministro, il cancelliere ebreo tedesco. Comunque, questo non è più un mistero. Adesso la gente reagirà, perché è stata sotto questa cappa di confusione, caos per tanto tempo, e non ha capito quello che stava succedendo. Ma in effetti, senza l'apporto anche di Hitler personalmente, che si opponeva ad altri che dicevano: no, non dobbiamo aiutare lo Stato, la colonia ebraica in Palestina, perché ancora si definiva. Non dobbiamo farlo perché noi siamo contro gli ebrei. No, bisogna farlo. Ma come facciamo con i soldi dello Stato tedesco, con il nostro contributo, con le nostre banche? Noi finanziamo, mandiamo i soldi alla banca anglo-ebraica, come si chiama, che stava in Palestina, che era sotto il controllo inglese. Com'è possibile questo? Non lo possiamo fare. E questo durò fino al 39. Nel 41 ci sono queste citazioni da parte del capo sionista, che scriveva una lettera da dare a Hitler: stiamo con te,
Noi rappresentiamo quello che tu rappresenti, aiutaci ancora di più a portare tutti gli ebrei in Palestina, perché anche quando il nazismo fu chiaro quello che stava facendo, diventò chiaro a tutti, le famiglie ebree, gli ebrei cercavano di scappare, quelli che avevano la possibilità, perché è stato anche un problema finanziario, che gli ebrei che non avevano la possibilità Chi poteva scappava, chi no, restava. Ma non volevano scappare nel deserto della Palestina a fare i pecorai, no? Volevano andare negli Stati Uniti, volevano andare in Francia, volevano andare a Londra. E infatti una grande massa di ebrei americani sono venuti in quel periodo lì. E questo faceva arrabbiare tantissimo i capi sionisti che cercavano di fare di tutto, anche. Non dobbiamo fare un boicottaggio del nazismo, dicevo, non dobbiamo fare il boicottaggio del nazismo. Il nazismo è la cosa più utile che noi abbiamo avuto per creare il nostro Stato palestinese. E il sionismo, in effetti, riconoscendosi con l'idea che gli ebrei sono una razza, è sangue e soil, sangue e terra, no? Suo terra. E ci stanno tante dichiarazioni che un giorno, se avremo tempo, le leggeremo. Dice, guarda, questa nostra impostazione è molto simile a quella dell'impostazione di Herr Hitler e del nazismo. E c'erano addirittura contatti tra servizi segreti dell'Haganah, che era l'organizzazione di difesa pre-Israele, e i servizi delle SS, che stranamente facevano tutto per aiutarli a formare questo Stato. Questo succedeva nel mentre, stiamo parlando 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, quando l'Inghilterra controllava questa zona e faceva di tutto per fare in modo che si stabilisse questo stato sionista. E avveniva nello stesso tempo in cui l'Italia di Mussolini personalmente, si dichiarava e era in effetti grandissimo amico e estimatore di Jabotinsky, capo come si chiama, del sionismo revisionista, che sarebbe, e viceversa, cioè, e letteralmente con l'aiuto inglese crearono il primo nucleo della flotta militare israeliana partendo da Civitavecchia, dalla scuola nautica di Civitavecchia. Ora, la gente deve cominciare a mettere la testa attorno a questo concetto, perché si A capiscono. riordinare i fatti storici per come sono avvenuti sul serio, sì. Adesso noi vediamo, come mi stavi chiedendo prima, che adesso questo sistema che è stato creato è in crisi. È in crisi. L'elemento scatenante è stata la vittoria russa in Ucraina, cioè l'operazione che gli hanno scatenato contro dall'Ucraina è stata respinta. E quindi militarmente è come se, non so, l'impero britannico scopre che non ha più una marina militare e si trova di fronte Napoleone a Trafalgar. È da mettersi le mani sui capelli. Cioè Napoleone sconfigge Orazio Nelson e si avvia verso Londra, no, con le sue navi. È una situazione del genere. Adesso Putin non ha intenzione di invadere l'Inghilterra o di invadere la Polonia o anche di invadere Leopoli, no? Per carità, no? Quelli li vuole tenere fuori al massimo possibile. Ma ha dimostrato che non hanno più la capacità di fare la cosa e non hanno più diciamo, l'aura morale o moralistica di essere quelle persone in carica per gli affari del mondo. Anche perché adesso lo scontro più forte avverrà a livello dell'impero finanziario. Cioè, Infatti c'è la City di Londra che sembra che, al contrario dell'economia, forse ha raggiunto una potenza maggiore anche della forza finanziaria statunitense, perché ha controllo almeno di una parte dell'Africa, direi, no, Umberto? sì, City e Wall Street sono una cosa. Voi che siete
due dentro d'un fuoco, quelli sono due dentro d'un fuoco, Ulisse e Diomede. Come è cominciata questa cosa? Com'è che il 50%, 70% delle attività finanziarie del mondo devono passare attraverso Londra? Quando Londra non è più l'impero, noi non siamo più l'impero, anzi, siamo andati via. Ci abbiamo un Commonwealth così, tra amici, discutiamo, ci scambiamo perché ci conosciamo, parliamo inglese, eccetera, eccetera, giochiamo a cricket, ma altrimenti no, formalmente tu vedi la bandiera dell'impero inglese, vedi le giubbe rosse, no, vedi, non c'è. E in effetti questo fu il grande trucco. Il punto di passaggio fu il 1956. Nel 1956, usando Israele che aveva fatto tutti quegli attacchi contro gli inglesi, agli inglesi non ci vogliono far ritornare, eccetera. In realtà, sionismo e questa aristocrazia dell'impero britannico sono sempre stati insieme. Quando Nasser si prese in mano il canale di Suez nel 1956, aveva pienamente, Nasser, presidente dell'Egitto, aveva pienamente diritto, perché quella era una società ufficialmente, formalmente egiziana. Quindi lui disse: noi lo prendiamo noi in mano. E l'idea era sempre: no, non lo puoi fare perché tu sei un incivile, tu sei un primitivo, tu sei uno dei popoli sottosviluppati, quindi come fai a far funzionare il canale di Suez, no? E Israele nel 54, il Mossad, eccetera, organizzarono questa operazione, mi sembra si chiamava Susanna, che per umiliare Nasser, gli facevano scoppiare bombe dentro i supermercati, nelle stazioni, eccetera. Lo C'avevi il accennavamo anche l'altra volta, sì. Esatto, usandola, non dobbiamo ripeterlo, usando la fratellanza musulmana, che non so se adesso è cambiata, ma dal 1928 è stata usata per questi scopi, come nella Arab Spring, nella primavera araba. Questo nel 54. Nel 56 Nasser, con una mossa veramente coraggiosa, sfida completamente, lui sapeva, non stava sfidando Israele, stava sfidando l'impero britannico. Canale Suez è egiziano e noi garantiamo il passaggio delle navi. E infatti, come si dimostrò, non cambiò niente in termini di commercio internazionale. Israele fu spinto a intervenire dicendo che c'era stato attacco dei terroristi dalla penisola del Sinai, quindi intervennero, attaccarono, conquistarono, perché naturalmente avevano una forza militare. Se uno pensa che già nel 35-36 avevano una marina militare a cui avevano collaborato inglesi e italiani di Mussolini, no? Immagina quando hanno accumulato a quel tempo, quanto sostegno hanno anche di intelligence, di sorveglianza, quello che si chiama l'intelligence, signal intelligence, no? E dopodiché, secondo i piani, Francia e Inghilterra intervengono dicendo: ah, ma qui c'è uno scontro tra Israele e Egitto, dobbiamo intervenire per mettere pace. 12 ore, mandano i paracadutisti, prendono il canale sia dalla parte nord che da parte sud, e tutto sarebbe stato secondo i piani, se non che ci fu l'intervento di presidente americano Eisenhower. Quello, ricordiamoci che Eisenhower, che aveva condotto era il capo militare delle forze alleate durante la Seconda Guerra Mondiale, ed era poi stato eletto presidente, e che conosceva bene la situazione, ma tutti pensano che il presidente americano era potentissimo, eccetera. In realtà lui capiva benissimo quello che si trovava di fronte. Infatti mise tutti in guardia contro l'apparato militare, l'industria militare statunitense. Eisenhower è stato il primo a farlo. Sì, lui si trovò di fronte a questa situazione in cui questo gruppo attorno ai fratelli Dallas, no? Uno capo della CIA, uno capo del Dipartimento di Stato, questi erano quelli che erano nel mondo bancario, quelli che avevano aiutato il nazismo praticamente, e poi erano diventati
i capi dell'OSS, primo servizio americano durante la seconda guerra mondiale, e mi diceva, per esempio, ho intervistato uno dei capi dell'OSS per l'Italia, si chiama Max Corvo, e mi ha detto che lui l'avrebbe, se l'avesse avuto tra le mani, Dallas avrebbe fatto una brutta fine, diciamo così. Adesso Max Corvo è morto perché questi erano nazisti, dicevano, questi erano nazisti, perciò l'hanno mandati a trattare con i nazisti, perché erano i loro amici, no? Come, non so, Angleton, il padre Jesus James Angleton, capo del controspionaggio della CIA, capo che controllava sia come si chiama, quello che riguardava il Vaticano in termini di spionaggio, Vaticano che Israele allo stesso tempo. Suo padre era capo della Camera di Commercio italo-americana, stava a Milano ed era amico intimo di Mussolini, era quello del cash register, quello che inventò il cash register. Comunque, l'intervento coordinato dell'impero inglese, dell'impero francese e di Israele saltò in aria. Periodo di grande crisi, perché l'impero britannico si reggeva appunto su questa capacità di intervento militare, cioè noi abbiamo, controlliamo credito e marina militare. Uno non può esistere neanche senza l'altro, perché la marina viene finanziata, ma dopo, se c'è un attacco contro la struttura finanziaria inglese, chi la difende è la marina, no? Che fa la diplomazia delle cannoniere. Dopo di questo ci fu un periodo di grossa crisi, perché questi capivano di trovarsi di fronte a questa tendenza americana, che ancora non era stata completamente presa da quelli che adesso si chiamano i neocon, i neoconservatori, e che continuò poi con Kennedy, no? E dovevano però mantenere il loro potere, e quindi inventarono il modello degli offshore. E cioè presero quei rimasugli dell'impero britannico, a cominciare dalle isole Cayman, isolette in cui non ci voleva andare nessuno perché dicevano che ci stavano delle zanzare che ammazzavano le mucche perché erano così grosse che gli succhiavano tutto il sangue. Questi diventarono i paradisi fiscali, e cioè cambiarono tutta la legislazione finanziaria della City di Londra, e la City di Londra è un chilometro o un miglio quadrato all'interno di Londra, completamente indipendente dal governo inglese, indipendente persino dalla corona, cioè c'è un accordo tra complici con la corona britannica, ma non sono dipendenti dalla corona britannica, hanno il loro lord che ogni anno viene visitato dalla regina, e la regina deve bussare formalmente e dice: mi fate entrare per favore nel vostro territorio. Questo esiste da Guglielmo il Conquistatore in poi, questo assetto, no? E lì c'erano tutte le banche, lì sì, ci sono il potere finanziario dell'impero britannico, che a quel tempo prendeva, non so, tutti i beni fisici che venivano dall'India, dalla Cina, dovunque stavano come colonie, e li trasformava in soldi, insomma, guidava questo commercio saccheggio. Però a quel punto, quando l'impero tu non lo puoi più difendere in maniera fisica, allora lo difendi, ti spiritualizzi, cioè diventi un'essenza, un distillato di imperiale. Essenza finanziaria, un'essenza reale finanziaria, sì. Esatto. Quindi le banche inglesi della City cominciano a tenere due registri, uno per le cose che si facevano in Inghilterra e un altro per cose che si facevano sempre lì, però ufficialmente si facevano nelle Cayman, si facevano in Jersey, che è un altro posto, un altro paradiso fiscale, e altri nelle Bahamas, ce ne sono 7-8. C'è un libro che si chiama Isola del Tesoro, Treasury Island, che spiega abbastanza bene questo processo. E quando le banche americane videro questo, che tu potevi mettere i tuoi soldi lì e non pagavi tasse, non avevi nessun problema, no? O quando, non so, un onesto
capo mafia vede una cosa del genere, io i soldi li metto lì. Quindi questi offshore o non so, io ho rubato, li metto lì, o, che ne so, io ho preso i diamanti e poi questo riguardava tutto, perché non solo questioni finanziarie, cioè soldi, liquidi, ma anche se tu hai un cavallo di razza quotato a, non so, 20 milioni di sterline, allora devi pagare le tasse, devi tante cose. No, 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 no. Lo Vai metti lì. sotto, trust, crearono questa istituzione, raffinarono. Trust significa, trust cominciò durante le crociate, quando i crociati partivano e lasciavano il loro potere a una persona fidata, una persona trusted, no? Che gli teneva la cosa, no? Però lui non aveva più rapporti con questo asset, con questo possedimento, e quindi non aveva nessuna responsabilità. Questo è stato sviluppato poi, dopo il 1956, in una struttura del Secrecy Jurisdiction, la giurisdizione segreta, per cui tu potevi mettere questa cosa sotto trust. Per esempio, non so, dicono che nelle Cayman ci sono 60.000 persone, ma 80.000 conti bancari di vario tipo, trust, eccetera. E quindi. Questo, per esempio, questo che risultati dà, che conseguenze dà? Prendiamo l'Africa, no? L'Africa subsahariana, cioè quelli dove adesso ci sono i golpe, no? Che dicono, ah, avete fatto il golpe contro la Francia, eccetera, no? Quei paesi che stanno sotto il deserto del Il Sahara, no? Sahel. Il Mali, il Passo, eccetera, eccetera. Questi hanno un debito, per esempio, a 2 anni fa, mi sembra 177 miliardi, no? Di debito con le banche estere. Però hanno portato capitali segretamente, perché chiunque ha i soldi, le elite locali o quelli che fanno affari lì, perché se tu estrai l'uranio, lì sei una ditta, che ne so, francese, perché poi non paghi le tasse. Metti sotto trust, vai nelle Cayman, vai nel Jersey. E quindi il credito invece che questi paesi vantano in realtà è 10 volte tanto. Però sono paesi indebitati, quindi il Fondo Monetario va lì e dice: guarda, dovete prendere come presidente questo qua, dovete fare l'austerità e dovete fare questo e quello, no? E questo, tra l'altro, questo ha portato non solo nei paesi del terzo mondo e altri paesi, ma anche la stessa Inghilterra, nel stesso, ha un processo di deindustrializzazione, perché se io sono l'elite di un paese e semplicemente succhio il sangue, quello che hanno fatto la Russia, gli oligarchi russi, chi sono gli oligarchi russi? Gli oligarchi russi in realtà sono oligarchi britannici o globalisti, che hanno questi vassalli, Valvassori e Valvassini in Russia, che rubano. Io mi prendo adesso tutta l'industria dell'acciaio. Sì, perché adesso E siamo portano moderni. tutti i soldi all'estero per l'appunto in questi posti. Esatto. E questo che significa? Significa che tu la Russia la riduci all'osso. Veramente questo è saccheggio. Quindi quel saccheggio che faceva l'impero britannico ai suoi albori, non so, Francis Drake, Raleigh, che assalivano i galeoni spagnoli o saccheggiavano una città, e poi i soldi loro lo portavano alla regina, adesso viene fatto in questo modo scientifico. Però adesso, come parallelamente alla situazione militare, per cui la Russia ha impedito che ci sia un che la Russia se stessa come ostacolo venisse superata e quindi venisse saccheggiata, però quello che ha creato la Russia e sta creando insieme ai paesi del BRICS è un nuovo sistema finanziario, che non è che deve fare la guerra. Io adesso faccio la competizione con la City di Londra. Chi se ne frega della City di Londra? Io vado avanti per la mia strada, e l'importante è che non riescano a fermarmi. E naturalmente dall'altra parte diventano isterici. Dobbiamo fermarmi, dobbiamo fare in modo che tutta questa ricchezza, questa cassaforte russa, per esempio, ricchezze
sottosuolo di qualsiasi tipo, ma anche nel suolo, nel senso produzione agricola potrebbe sfamare il mondo benissimo. O Africa, l'Africa che adesso fa la fame, è ridotta in miseria, eccetera, in realtà ha potenzialità immense Enorme. a breve termine, se la finanza viene rimessa a fare la serva dell'economia reale e non la serva padrona, no? Quindi, dato che c'è questo nuovo mondo che si riesce a difendere e riesce anche a andare avanti contando su se stesso autonomamente, dall'altra parte si tenta il tutto per tutto, come dicevamo l'altra volta, quello che hanno provato a fare adesso, stanno provando a fare in Israele e Palestina, è come quando tu stai giocando a carte con qualcuno e vedi che quello sta vincendo, allora non riesci a prendere la carta dalla manica, dai un calcio al tavolo e salta tutto. Quello che sta succedendo in Israele è così, è dare un calcio a tutto, quello che dice Putin, no? Ci sono dei poteri che vorrebbero allargare questo conflitto a tutto il mondo, vorrebbero succhiare dentro tanti paesi. Tra l'altro, chi è il paese che più vicino ad essere succhiato? Siamo noi, è l'Italia, stiamo proprio lì. Quindi stiamo molto, molto, molto attenti, no? Adesso, quindi, questo sistema è in crisi, questo sistema di saccheggio puramente finanziario è in crisi perché c'è un'alternativa. È un'alternativa che è capace di resistere e di andare avanti sui suoi passi. Quindi adesso la guerra, siamo come, non so, leggendo i poemi di Omero, no? Sono due livelli, c'è cioè il livello umano in cui vediamo la gente che fa le guerre, fa gli stermini, sangue, eccetera, e E poi c'è un poi c'è livello che non si vede. l'olimpico che adesso si comincia anche a vedere, no? Che non si dovrebbe vedere, come dici tu, però si comincia a vedere, in cui questi sanno che queste sono pedine per avere questo controllo internazionale. In effetti, questo impero britannico, una volta che è diventato l'impero invisibile, è diventato più forte. Quindi inviterei a leggere un saggio che dice il secondo impero britannico, City di Londra, sec The Second British Empire. E se vai a fare i calcoli, anche così contabili, tu vedi che la potenza finanziaria di questo secondo impero è più forte di quella che aveva il primo impero, no? Quindi adesso sarà molto importante, Jeff, che la gente co cominci a vedere le cose da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della realtà, perché tutti ripetono spesso una frase: il re è nudo, no? Quindi l'impero è nudo. Però non basta che il re è nudo, ci vuole la gente che vedendo che è nudo interviene o fa ulteriori indagini. Fammi vedere quanto è nudo, fammi vedere come è funzionato. Perché poi in realtà se c'è anche un movimento, chiamiamolo così, d'opinione, tu hai la capacità di indebolire la piovra. Nel senso che questa piovra, suasso nella manica, non è solo la forza fisica, la polizia, è il fatto che la gente, hanno messo la gente in un mondo di fantasie, di illusioni e riescono a dividerla. Se invece si riesce ad andare verso un accordo, no? La gente comincia a vedere che un obiettivo è quello e ci salverebbe, quindi diventa unificante. Sulla base della realtà, non delle chiacchiere, ah, mi piacerebbe che il mondo fosse così, così, no? No, questi gli stanno rubando il portafoglio, mettiamoci insieme e glielo impediamo. Un pochino le persone si stanno accorgendo per forza di cose, è un dato oggettivo che a fare le mediazioni diplomatiche adesso ci sono la Cina, c'è cioè la Russia, e chi vuole la pace sono la Cina e la Russia, e questo un po' è diventato un dato che anche chi non vuole lo sta vedendo. Sì, e noi avremo adesso un periodo molto, molto caldo, no? Anche quello che sta succedendo negli Stati Uniti è parte di questo, non è una
anche se i politici qui da Biden in su vedono il mondo dal punto di vista chi è che vincerà le elezioni, perché così manteniamo il nostro potere, ma il potere nel senso di posso farmi corrompere un po' di più, posso avere un'altra villa. Piccoli, questi sono pidocchi, Del no? piccolo potere ormai sì, si parla, Pidocchi sì. che succhiano il sangue. Invece c'è un elefante, c'è un ippopotamo a Londra e a New York. Questi quando succhiano il sangue lo succhiano veramente. E bisogna metterli sotto il riflettore. Adesso noi avremo varie scadenze da parte del BRICS. Ci sarà un periodo di isteria, già è cominciato, no? Minacciano terrorismo, per esempio, che sappiamo la farsa sanguinaria del terrorismo contro il terrorismo, ne abbiamo parlato tante volte, come funziona, è uno strumento regni. L'isteria è già iniziata, diciamo che ormai l'hanno già innescata. L'altra cosa è questo odio implacabile contro la Russia e contro Putin, che non si riesce a calmare perché è uno sfregio che hanno che non riescono a risanare, perché gli rompe tutti gli schemi che avevano preparato ed è capace di resistere. Quindi adesso tu vedi che hanno detto alla Finlandia di chiudere i confini con la Russia, chiudere i confini con la Russia. Poi la Norvegia dovrebbe fare lo stesso, poi l'Estonia dovrebbe fare lo stesso. È una cosa assurda. E se tu vedi, per esempio, la Russia sta reagendo in modo, diciamo così, creativo, no? Aspetta, se lo trovo. Beh, c'è stato questo meeting, questo incontro dell'APEC a San Francisco, no? In cui ha parlato anche. C'è stato il famoso incontro Biden-Xi Jinping, questo ne abbiamo parlato naturalmente, no? Questo è stato l'incontro dopo un anno di corteggiamento degradante da parte della Casa Bianca, specialmente della nostra amica, la ministra del Tesoro, Janet Yellen, no? Per favore, vieni, io mi inchino 50 volte, fammi vedere i piedi come te li vorrei tanto toccare con la mia lingua gentile, no? Sì, ha accettato, è andato appunto a San Francisco a questo summit, dopo che aveva ricevuto il governatore della California, che rappresenta poteri molto forti dentro al Partito Democratico, no? Però Biden, nonostante l'odio che è anche personale che lui sente per Xi Jinping, perché Xi Jinping sa tutto di Biden. Loro erano vicepresidenti allo stesso tempo. Quando si dice i cinesi hanno corrotto Biden, immagina un po' chi è che sa tutto delle varie dei soldi, di tutto quello che lui ha preso sotto banco. Tra l'altro c'era il presidente della Duma, a Pechino un paio di giorni fa. Sì, nel senso che volevano dire certo, questo incontro dell'APEC, cioè sarebbero Asian Pacific, i paesi dell'Asia Pacifico, e adesso Biden parla con Xi, quindi Xi si separa dalla Russia. Non è vero affatto, cioè, non è neanche pensabile al di fuori di qualsiasi strategia. Quello che dimostra è un potere molto forte da parte della Cina sulla finanza americana, perché i buoni del tesoro americani nelle ultime aste sono andati invenduti. E l'unica speranza che rimane è che la Cina, il colosso cinese, non dia l'ordine a tutti quelli che conosce di buttare buoni del tesoro sul mercato, perché sarebbe la fine. E i Quindi, gestori degli asset mi pare che fra l'altro si stiano svendendo le loro quote in dollari abbastanza rapidamente in queste ore proprio. cioè, non penso che questa strategia della seduzione mandandogli la bellissima Janet Yellen funzionerà veramente con la Cina, anche perché è una realtà, insomma, hanno perso, prima c'era la paura, arrivano gli americani o arrivano gli angloamericani e questi ci hanno i Marines, ci hanno
c'hanno le portaerei, poi c'hanno la CIA, e poi c'hanno l'FBI, e poi c'hanno non so che diavolo, e poi c'hanno la potenza finanziaria, soprattutto, no? Adesso no, c'è un'alternativa, io non mi devo mettere con te proprio per niente. Cioè, mi vuoi ricattare? Ricattami, scappo prima ancora. Tant'è vero che a questo punto, prendendo la situazione della Turchia, stavo leggendo proprio prima di parlare con te alcuni rapporti di stampa che dicevano che si sta preparando, la NATO dovrebbe cacciare la Turchia dalla NATO. Ma se caccia la Turchia dalla NATO, la NATO che già è un povero mostriciattolo zoppicante pieno di ferite e di cerotti, che si tiene appena in piedi, no? Sparisce. Addio È il più NATO. grande. Se veramente queste 1.000 barche dalla Turchia, compresi i turchi, vanno di fronte a Gaza e la Marina Militare israeliana, dato che loro sono in guerra, hanno dichiarato guerra a Gaza, sparano, c'è un paese NATO che viene attaccato da un paese non NATO. Quindi, secondo il famoso articolo della NATO, gli altri paesi devono entrare in sostegno. Tu immagini una situazione che neanche uno di quei film, no, con Paradossale, sì. Dottor Strangelove, no? Non si poteva immaginare una cosa del genere. Però questo in effetti sta succedendo. E adesso vari paesi cominceranno a correre in quella direzione. Quindi rimane il problema, l'Italia che farà? Che farà? L'Italia è un vaso di coccio in mezzo a 10, 20 vasi di acciaio inossidabile, pesante, di piombo. E non può più permettersi di non fare niente, di aspettare o di continuare a calunniare Putin come unica via d'uscita, no? Perché gli ordinano, adesso li isoliamo completamente. Non ti puoi permettere adesso, l'unica cosa che puoi fare è avere coraggio. Se tu sei un governo, un'istituzione o una persona che rappresenta o si identifica con gli interessi dell'Italia. Eh sì, direi che la situazione potrebbe crearsi una situazione veramente paradossale, ma molto interessante, e direi che ricominciamo a parlare domenica prossima, Umberto. Benissimo, benissimo. Grazie a te e buona domenica. Grazie, grazie a te, grazie a tutti voi per averci seguito e vi invito intanto a iscrivervi sul nostro canale YouTube e anche su Rumble e Odyssey e a sostenere il nostro canale, ne abbiamo bisogno, lo potete fare abbonandovi o con un contributo dalla pagina web del nostro sito www.casadelsole.tv/sostienici con molta facilità e lo potete fare anche continuando a seguirci come state facendo, grazie a nome di tutta la redazione. Arrivederci alla prossima volta.